quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco l'occorrente per le nostre uova farcite e golose. Innanzitutto il protagonista, un uovo al cioccolato fondente. Io ho preso un uovo che non sia né troppo grosso né troppo piccolo, il mio è un 300 grammi, che abbia un buon cioccolato fondente. Per le creme, allora, per la crema al pistacchio, mezzo litro di latte intero, 2 cucchiai di farina, una confezione di crema di pistacchio dolce, la Nutella di pistacchio per intenderci, di qualunque marca voi la troviate, sono tutte buone quelle che ho assaggiato, la scorza di un limone grattugiato per dare un sentore di freschezza. Per la crema bianca occorreranno anche 2 bustine di vanillina, 100 grammi scarsi di zucchero. Dico scarsi perché dipenderà dalla dolcezza della vostra crema al pistacchio, quindi tenetevi bassi, tanto al limite ad aggiungere c'è sempre tempo. Questo per la crema al pistacchio. Per la crema al cioccolato invece 125 grammi di cacao amaro, 150 grammi di cioccolato fondente, 2 cucchiai di farina 00, mezzo litro di latte intero e anche per la crema nera 2 bustine di vanillina per la crema di cioccolato, 125 grammi di zucchero. Per la base di pan di Spagna io non ho intenzione di cucinare pasta biscuit, niente, mi aiuterò con quello che ho a casa, quindi userò o dei pavesini che ammollerò leggermente in una bagna di cacao amaro, quindi cacao amaro e acqua e bagno i pavesini, ma lo vedremo insieme, oppure delle brioscine così tipo pan di stelle che fungeranno da base pan di Spagna, anche queste con una bagna di cacao amaro e acqua. Naturalmente le aprirò e le userò con la loro stessa faccia perché è buonissima. Potreste usare, volendo, anche una colomba, sia con o senza canditi, come preferite. Per la decorazione userò delle nocciole e dei bonbon di nocciola ricoperti di cioccolato, ma userò anche delle ovette di cioccolato che prenderò dopo, così per guarnire e per dare proprio l'essenza pasqualizia al nostro dolce. Iniziamo subito, è curiosa questa ricetta. Certo! Comincio col preparare le creme, le faccio tutte e due contemporaneamente. 2 cucchiai di farina in uno e 2 cucchiai di farina in un altro. Se volete fare le cose con calma, cercate le ricette della crema alla cioccolata e del bianco mangiare sul mio canale e troverete la base crema che sto facendo. In una metterò 125 grammi di cacao amaro e metterò 125 grammi di zucchero. In quella bianca invece metterò solo 100 grammi di zucchero per adesso. Adesso in quella bianca e anche un po' in quella nera io amo mettere la scorza di limone, quindi un limone biologico ben lavato, e metto un po' di odorino di limone, un po' di essenza che mi piace sia nella crema bianca, che poi si trasformerà al pistacchio, che nella crema al cioccolato. Meno in quella al cioccolato e di più in quella bianca. In entrambe le creme verso 2 bustine di vanillina. Se avete l'essenza di vaniglia preferitela sempre, io non la sto più trovando dal mio spacciatore di fiducia lo spacciatore di vaniglia naturale non la sta importando in questo periodo. Adesso piano piano aggiungo mezzo litro di latte. Da prima piano piano, basta così, in modo da incorporare tutte le polveri, lo zucchero e non creare grumi, e poi tutta assieme una volta disciolta tutta la parte polverosa. Faccio la stessa cosa anche nella base di crema al cacao, che naturalmente sarà assolutamente più corposa perché ci sarà anche il cioccolato, il cacao a rendere il tutto molto più denso.
Adesso, ad una, poniamo sul fuoco fino a che le creme non si addenseranno. E mescolate finché non arriveranno alla densità desiderata. A un certo punto la resistenza si farà più pesante sulla vostra frusta, è il momento in cui la crema è pronta. Prima però dobbiamo aggiungere l'ingrediente X, i 150 g di cioccolato fondente, per rendere super 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 cioccolatosa la nostra crema. Stacco il calore e faccio fondere mescolando. Benissimo, quando non ci sarà più traccia del blocco di cioccolato, la nostra crema sarà pronta. Mettiamola da parte a riposare e prepariamo la crema al pistacchio. E ora è il momento della crema bianca. Stessa identica cosa, mescoliamo finché non si addensa. Anche la crema bianca è arrivata a una bella densità. La faccio tirare ancora un pochino perché questa è un po' più priva di polveri, quindi risulterebbe più liquidina, ma non vi preoccupate perché da fredda addenserà benissimo. Quindi stacco anche qui la fonte di calore, prendo la mia crema di pistacchio e la verso tutta dentro. A questo punto rimescolo insieme gli ingredienti. E cosa molto importante, dobbiamo assaggiare alla fine la dolcezza, perché proprio questo è il momento in cui al limite possiamo ancora aggiungere un po' di zucchero. Ma non credo ce ne sarà bisogno. Eccola qua, la nostra super crema di pistacchio. Potevo fare un video solo per lei. Tieni, l'ho pulita. No, la puoi buttare. Prendiamo un cucchiaino e assaggiamo la dolcezza. Fate conto che è da calda e sempre meno dolce di come sarà da fredda. Perfetta. Sì, pistacchiosa. Dobbiamo assaggiare anche noi, scusa. Pistacchiosa e buonissima. Lasciamola rapprendere. Ci vediamo quando le creme avranno raggiunto temperatura ambiente. Forza, prendi il cucchiaione. È arrivato il momento di preparare la bagna. In una ciotolina verso 2 cucchiai di cacao amaro e a poco aggiungo dell'acqua. Io preferisco una bagna all'acqua, ma molti invece prediligono una bagna al latte. Scegliete voi quella che vi piace di più. La bagna all'acqua conserva un intenso profumo di cioccolato. La bagna al latte diventa un po' come un latte col Nesquik, per intenderci. Io la tengo amara, anche qui è a gusto personale. E adesso aggiungo il rimanente quantitativo di acqua, così, in modo tale da avere una bagna abbastanza liquida, ma super cioccolatosa. Io ne ho fatta anche troppa. È giunto il momento di scartare il protagonista. Prendo l'uovo e lo spacco a metà. Apro una confezione di pavesini e ad uno, dopo averli intinti, fodero il nuovo. Li adagiate, aspettate che ammollino leggermente, dopodiché li spezzate. Prendo la crema, rimesto anche la parte di sopra che ha fatto la patina. Io non sono una di quelle gourmet che butta mezzo litro di crema. No, tu devi essere gourmet invece. Ti preoccupare, ci penso per io. Per togliere la patina che poi mangia Gabriele in maniera immonda. È una vergogna. Adesso pavesini. Mescolo anche la crema al pistacchio. La crema al pistacchio sarà più morbida, eh? E ci va bene così.
Poi in frigo non vi preoccupate, dopo una notte in frigo rapprenderà. Però ci piace che sia un po' più gnammi. E ancora uno strato di pavesini. Gabri, che stai mangiando? Cos'è che ti serve? È una piccola quantità di crema. Mettila pure tu. Prima ci sono io. Spatola. Ah, bravo, non l'hai leccata, non mi hai fatto fare brutta figura. L'ho leccata dall'altra parte. Non è vero. No, non è vero. Metto la un po' di crema in una sacca poche. E piano piano... Le mini cipolline. Facciamo tanti fiocchetti su tutto il bordo. Adagio un attimo la mia sacca poche e prendo l'oro e l'oro. E decoro il mio uovo. Ma tu sei pazza. Io non è un uovo di Pasqua. E allora va decorato. Poi, qua e là, un ciuffetto di crema a rallegrare la situazione. Com'è? Bellissimo. Ve lo faccio vedere da vicino. Oh, sorride. Bene, preparo anche l'altra metà. E vi lascio alle foto, augurandovi tutti noi una, sì, una serena Pasqua. Serena Pasqua. Sì, serena Pasqua. Buona Pasqua a tutti con un bell'uovo di cioccolato, meritatissimo, eh? Buona Pasqua. Buona Pasqua, ragazzi. Ciao. Questo è il nostro regalo per voi. Ciao.